E l'altro giorno, il governo è salvo, 160 no e 155 sì alla mozione della CDL. Sapete che Calderoli aveva presentato 28 mozioni per, nella speranza che la Levi Montalcini si sbagliasse a votarne una, ma non c'è riuscito. In realtà il cervello della Montalcini a 95 anni funziona meglio di quello di Calderoli a 12, no? E quindi però sono simpatici perché ci provano sempre. Cosa stavo dicendo? L'altro giorno arriva la sentenza del processo all'imam di Viale Jenner, accusato insieme ad altri suoi connazionali, credo che sia un tunisino, ma potrei sbagliare, comunque è del Maghreb, insieme ai suoi corregionali di complicità con associazioni terroristiche di tipo islamista. E grazie alla legge ex Cirielli danno la prescrizione, ovviamente, perché è passato troppo tempo dai fatti. A questo punto finalmente i giornali scoprono che cos'è la prescrizione e quindi si trovano titoli che dicono era colpevole ma l'ha fatta franca, cioè titoli che si sarebbero potuti fare esattamente per Andreotti, per Berlusconi, per altri, per la Juve. Era colpevole ma l'ha fatta franca, miracolato dalla ex Cirielli, il fattore tempo salva, cose eccetera, prescritto ma non innocente. E quindi, voglio dire, il suo avvocato si sta prendendo delle grandi soddisfazioni perché va in televisione e dice le stesse minchiate che dicono gli avvocati della Juve, di Berlusconi, di Andreotti, cioè dice abbiamo vinto, innocente. E quando Giuliano Amato ha tentato di espellerlo, no? Perché Giuliano Amato vuole espellere un prescritto, cioè non vuole espellere Andreotti dal Parlamento, Berlusconi, no, vuole espellere quello che non è stato condannato, perché giustamente Giuliano Amato dice sì, ma i reati questo li ha commessi, è un pericolo pubblico ed è ineccepibile. Il problema è che o vale per tutti questa storia o non vale per nessuno. Ti tiene un mafioso in Parlamento, sia pure solo fino all'80, perché poi è arrivato Dell'Utri e gli ha rubato il posto, voglio dire, non ti tieni i mafiosi in Parlamento e poi cacci quello solo perché è un magrebino. O vale per tutti o non vale per nessuno. E l'avvocato che fa lo stupito va in televisione e dice è incredibile, il mio assistito è innocente perché è stato assolto e lo vogliono espellere, e questi che dicono no, non è stato assolto, è stato prescritto, e quello che gli dice no, se non è condannato vuol dire che è assolto, avete sempre detto così per Andreotti, per Berlusconi, adesso non è che vale solo per il mio assistito solo perché è un marocchino. Ecco, la prescrizione o è uguale per tutti oppure non è, e questo è un altro gravissimo segnale, il fatto che non si riesca più a valutare la differenza che c'è fra il reato accertato e le conseguenze che questo reato provoca a livello giudiziario, perché ci sono un sacco di processi che si concludono con sentenze motivate che vanno lette e che contengono dei fatti che costituiscono dei macigni dal punto di vista morale, anche se poi non hanno conseguenze penali. Non basta non essere condannati per essere puliti. Se tu sei riuscito a far durare il tuo processo più a lungo della prescrizione, buon per te che non vai in galera, ma non è che non hai commesso i fatti. Se hai commesso determinati fatti se ne parla, e se quei fatti sono incompatibili con gli standard di etica pubblica del tuo paese, te ne vai a casa anche se sei prescritto, e te ne vai a casa anche se ti hanno assolto. Se voi leggete, prima vi facevo gli esempi di una serie di comportamenti che non costituiscono reato ma costituiscono fatti gravemente immorali. Frequentare boss mafiosi sapendo che sono boss mafiosi non è reato. Voi sapete che l'unico reato che può commettere una persona che non fa parte di un'associazione mafiosa ma che ha rapporti con uomini della mafia è il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, o se ha fatto un solo favore, uno, favoreggiamento. Ma se io frequento per tutta la vita i boss mafiosi, ci fraternizzo, ci vado a cena,
gli faccio da testimone di nozze, gli faccio da padrino ai figli, eccetera, e non gli faccio dei favori, oppure non si dimostra che io gli faccio dei favori, io non vengo nemmeno indagato mezza volta, perché non entro mai nel penale. Per dimostrare il favoreggiamento bisogna dimostrare che tu hai favorito per una volta la mafia o un suo esponente. Per dimostrare il concorso esterno bisogna addirittura provare che tu hai messo la tua professione al servizio di Cosa Nostra e sei sempre stato a disposizione di Cosa Nostra per le sue esigenze e hai fatto qualcosa di concreto e di importante per la sopravvivenza di Cosa Nostra e che Cosa Nostra in cambio ti ha dato qualcosa di importante. Quindi il concorso esterno è difficilissimo, quasi impossibile da dimostrare, perché bisogna dimostrare il do ut des prolungato nel tempo, altrimenti non c'è reato. Per questo si iniziano tanti processi per concorso esterno e non tutti vanno in porto, non perché c'è un teorema, ma perché tu vedi una persona assidua, dei mafiosi, si frequentano, si telefonano, quindi vai a vedere se c'è il do ut des. Spesso capisci che c'è il do ut des, ma lo devi dimostrare, lo devi dimostrare in un ambiente dove non parla nessuno, ovviamente, e dove si fanno sparire le cose, si fa sparire tutto, si fanno sparire persino i cadaveri nell'acido, persino le armi, non c'è niente, la mafia di per sé stessa fa sparire tutto. Quindi si leggono sentenze in processi di concorso esterno che fanno accapponare la pelle, se qualcuno le leggesse naturalmente. Faccio due casi. Andreotti in primo grado è stato assolto per insufficienza di prove, c'è una sentenza che è spaventosa. Se uno ha la legge, forse è più dura di quella d'appello che lo ha dichiarato colpevole ma prescritto fino all'80, perché c'è un elenco enorme di fatti gravissimi dal punto di vista politico-morale, secondo me anche penale, però loro li hanno separati e decontestualizzati, per cui sembravano tutti fatti isolati, privi di un collegamento logico. Il mosaico era stato buttato per aria. È una tipica sentenza paracula di quelli che non hanno il coraggio di condannare, quindi ti stangano nella motivazione ma poi dicono che c'è l'insufficienza di prova. Questa è la mia impressione. Comunque, in ogni caso, è una sentenza devastante. In appello hanno detto no, questi fatti sì, sono provati ma sono anche reato. Perché? Perché li avevano messi nel frattempo in ordine, gli avevano dato un collegamento logico e cronologico. Invece ci sono altri che non hanno avuto la prescrizione ma hanno avuto l'assoluzione fino alla fine. Per esempio Francesco Musotto era presidente della provincia di Palermo nel 96, credo, quando è stato arrestato su richiesta di Caselli, perché alcuni pentiti di mafia avevano raccontato di avere trascorso parte della loro latitanza nella sua casa al mare, a Finale di Pollina. La casa è di Musotto e di suo fratello. Musotto fa il politico e l'avvocato e il fratello fa altro. Vengono arrestati tutti e due, processati tutti e due, c'era Cannella, c'era un altro e c'era il loro racconto che anche Bagarella aveva passato parte della latitanza nella casa dei Musotto. Alla fine Musotto, il politico di Forza Italia, viene assolto con il comma 2 dell'articolo 530 che assorbe la vecchia formula dell'insufficienza di prove, mentre il fratello viene condannato in primo, secondo e terzo grado e alla fine va in galera perché è definitivo. Che cosa hanno stabilito? La casa era di tutti e due, ci sono prove sufficienti per dire che Musotto, non politico, sapeva che nella sua casa soggiornavano i tre fra i maggiori capi mafia latitanti, non c'è la prova sufficiente che lo sapesse anche l'altro, cioè l'altro andava in questa casa, vedeva Bagarella e gli altri due che si aggiravano, ma è poco fisionomista e non li aveva riconosciuti, sebbene facesse l'avvocato, uno di loro fosse un suo cliente e le facce di tutti comparissero nelle migliori questure nell'elenco dei ricercati. È una sentenza poco coraggiosa, vogliamo definirla così? Può darsi che ci siano gli estremi per dargli veramente l'insufficienza di prove, ma stiamo parlando di uno nella cui casa latitavano tre dei principali capi mafia. Allora uno può anche dire ringrazia, ti è andata, accendi un cero alla Madonna, ti è andata bene, no? Però cavolo,
Puoi fare politica tu che in casa tua ospitavi i capi mafia? Se sei così coglione da non essertene accorto, è meglio che non fai politica. Se sei così mascalzone da essertene accorto, è meglio che non fai politica. Cioè, ci vuole un minimo di ragionamento. Non basta leggere il dispositivo di una sentenza e basta, bisogna leggere le motivazioni. I fatti sono quelli. Invece noi, appunto, quando li condannano, dici vabbè, poveretto, ha già espiato. Quando li assolvono, dici ecco, era un complotto. No, c'aveva i mafiosi in casa, per quello che l'hanno processato. Prendete Berlusconi. Berlusconi è stato, non viene quasi mai assolto, quindi quando gli capita di essere assolto bisogna segnalarlo. È capitato recentemente, dopo 7 prescrizioni consecutive e una sentenza in cui lo assolvevano perché si era depenalizzato il reato, lui ha una sentenza dove c'è scritto il fatto non è più previsto dalla legge come reato e i giudici non hanno potuto aggiungere era reato quando lui l'ha commesso, ma nel frattempo poi è diventato presidente del Consiglio e l'ha depenalizzato e quindi non era più reato quando l'abbiamo giudicato, perché l'ha cancellato lui proprio. Ecco, poi alla fine è arrivata finalmente una soluzione, sia pure per insufficienza di prove, è quella in appello per il caso SME. Questo è molto importante sempre per distinguere il piano penale dal piano morale o della correttezza, se non vogliamo usare parole troppo grosse. Cioè in qualche modo per distinguere il fatto dal reato e dalle sue conseguenze. Il processo SME Ariosto ha un capo di imputazione in 4 punti, sono 4 le accuse. Berlusconi è accusato di avere pagato il giudice Filippo Verde perché desse torto a De Benedetti e ragione a lui nella contesa per chi doveva comprare la SME dall'IRI. Il giudice Filippo Verde ha ricevuto denaro in Svizzera proveniente dai conti della Barilla, cioè dell'alleato di Berlusconi, e intermediati dall'avvocato Pacifico che lavorava per Berlusconi, solo che ha ricevuto questi soldi 2 anni dopo aver fatto la sentenza. Nell'86 fa la sentenza, nell'88 gli arrivano i soldi di Barilla. Viene assolto perché, dicono i giudici, non è provato che quei soldi fossero riferiti a quella sentenza e non eventualmente a un'altra, visto che Verde pigliava soldi allegramente. E quindi per il capo di imputazione SME viene assolto Verde, viene assolto Pacifico, viene assolto Previti e viene assolto Berlusconi, fin dal primo grado. Secondo capo di imputazione, dopo la sentenza definitiva SME, anche a Squillante arrivano 100 milioni che provengono da Barilla e che vengono intermediati da Previti e da Pacifico. Voi direte, ma che c'entra? Quella era una causa civile, Squillante era un giudice penale, c'entrava niente. Squillante, secondo l'accusa, era libro paga della Fininvest per ogni evenienza, lo pagavano prima per averlo a disposizione. Per cui si chiama corruzione propria antecedente, tu paghi prima e poi quello che fa o non fa dopo non importa, l'importante è che è a disposizione per ogni evenienza. Sta di fatto che quando vincono la causa in Cassazione, Squillante riceve la sua parte, anche se non avesse fatto niente, riceve comunque perché rientra nel suo territorio e quindi un po', qualche lira va sempre anche a lui. Terzo capo di imputazione. L'Ariosto ha visto 2 volte Previti dare dei soldi brevi mano al giudice Squillante e dato che Previti era un fanfarone si vantava che quei soldi glieli dava Berlusconi e l'Ariosto riferisce. Quarto e ultimo capo di imputazione è un bonifico in Svizzera documentato da 3 contabili bancarie. 6 marzo 91 partono dei soldi da un conto di Berlusconi, vanno a un conto di Previti, Previti in mezz'ora gira la stessa cifra a un conto del giudice Squillante. Sono 3 contabili, una è il conto Ferrido alimentato con denaro personale di Berlusconi, lo gestisce materialmente il cassiere di Berlusconi, Giuseppino Scabini, che versa dei soldi a Previti, Previti non conosce Scabini, l'ha detto lui, Previti riceve questi soldi e li gira, sono una cifra precisa al dettaglio, sono $434.404 che quel giorno al cambio corrispondono a 500 milioni di lire netti. Da dove arrivano quei soldi? Sono arrivati tramite spalloni in contanti dall'Italia, partono dalla sede della Fininvest che monetizza un'operazione finanziaria di Berlusconi, diventano contanti
migranti, vengono caricati su un furgone portavalori, il portavalori li conduce fino alla frontiera, alla frontiera uno spallone li prende e li fa entrare clandestinamente in Svizzera, passa la frontiera di Chiasso, va a una banca a depositarli nel conto della Oliberian che si chiama Polifemo. Dal conto Polifemo passa la cifra convertita in dollari, 434.404 dollari, al conto Ferrido, ed è di lì che avviene il doppio bonifico. Ferrido, riferito a Oliberian, gestito dal cassiere di Berlusconi, gira i soldi a Previti e Previti subito dopo li gira a Squillante. Tutto avviene naturalmente con ordini dall'Italia via telefono. Squillante, appena viene avvertito che sono arrivati i soldi, fraziona in tre la cifra per spezzare la catena, che ripeto è Berlusconi, Previti, Squillante. Su questa cosa qua non ci piove, nel senso che sono tre contabili bancari autentiche delle banche rispettive, quindi non ci sono possibilità di equivoci. Sul resto si può discutere, ma su questo non si discute. Berlusconi dà dei soldi a Previti perché li dia a Squillante, e Squillante li sta aspettando, tra l'altro, perché appena lo avvertono già sa che cosa ne deve fare. Voi sapete come è andato il processo SME, in primo grado li processano tutti insieme, ovviamente, i tre anelli della catena, Berlusconi, Previti, Squillante. Poi Berlusconi a un certo punto fa il diavolo a quattro, si fa fare varie leggi, tra cui il lodo Maccanico, dove lui risulta improcessabile. Fa un lodo apposta per rendere improcessabili le alte cariche dello Stato, anche se le altre quattro non avevano nessun processo, per lui ne aggiunge altre quattro per confondere un po' le acque, se no rimaneva lui solo e si capiva, no? Quindi coinvolge il capo dello Stato, i presidenti delle Camere, addirittura quello della Corte Costituzionale, tutti improcessabili anche se non hanno processi, e quindi i giudici, per evitare di perdere tempo appresso a lui, decidono di stralciare la posizione di Previti e Squillanti, cioè almeno quelli riusciamo, ancora non sono alte cariche, quindi quelli riusciamo a processarli. Quindi Previti e Squillante vengono condannati in primo grado e in appello, e poi sapete che la Cassazione ha avuto la bella pensata di spostare il processo a Perugia all'ultimo istante, così andrà in prescrizione il reato e non gli potranno fare niente. Berlusconi rimane impunito per 6 mesi, poi la Corte Costituzionale cassa il lodo Maccanico Schifani perché è incostituzionale, tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, e quindi il processo ricomincia davanti naturalmente a un altro giudice rispetto a quello che ha giudicato Previti e Squillante, che già si sono pronunciati sullo stesso fatto. Il giudice che incontra Berlusconi è molto più generoso di quelli precedenti, e a lui gli danno le attenuanti generiche che hanno negato a Previti e a Squillante, e quindi con le attenuanti generiche la corruzione si prescrive in 7 anni e mezzo anziché in 15, e Berlusconi ottiene dunque la prescrizione del reato per il bonifico, mentre per le altre cose viene o assolto per insufficienza di prove o per i bonifici dell'Ariosto, cioè per i versamenti brevi mano che ha visto l'Ariosto, oppure viene assolto con formula ampia. La Procura di Milano ricorre in appello dicendo, come attenuanti generiche, ma il fatto è gravissimo, il comportamento processuale è indecente, non si è mai visto uno che si fa 12 leggi per non farsi processare, ne combina di tutti i colori, viene qua a fare dichiarazioni spontanee e ci insulta per 2 ore, nemmeno Totò Riina si comporta così male, nel senso che Riina è sempre impeccabile nella sua gabbia, non ha mai detto una parola, quindi semmai a lui vanno date le generiche, non a questo qua. Quindi fanno ricorso in appello. E in appello Berlusconi teme di perdere la partita, dice, vedi mai che quelli si accorgono che non meritavo le generiche, la prescrizione va a 15 anni e mi condannano. Quindi che cosa fa? Abolisce il processo d'appello. L'avvocato Pecorella, che è anche il suo difensore ma anche il presidente della commissione antimafia, fa una legge che abolisce il processo d'appello. Non per tutti, solo per gli imputati che vengono assolti o prosciolti in primo grado. Il PM non può appellare, se invece uno viene condannato allora può appellare tutte le volte che vuole finché non vince, insomma non hai vinto sarai più fortunato come nel gratta e vinci. Ecco, naturalmente è una cazzata solenne, giuridicamente non sta in piedi.
o abolisci l'appello per tutte le parti oppure non l'abolisci per nessuno, non è che le vittime non possono avere appello mentre i colpevoli sì. E quindi praticamente la Corte, prima Ciampi boccia la legge, allora Berlusconi la rifà uguale, perché così la seconda volta Ciampi deve approvarla anche se non vuole, non fanno in tempo a rifarla uguale, sono un po' tardi anche nel loro, e quindi sta finendo la legislatura. Allora Berlusconi cosa fa? Proroga la legislatura. La legislatura scorsa è durata un mese e mezzo in più perché dovevano abolire l'appello di Berlusconi, alla fine lo abolisce, se non che la Corte Costituzionale, investita del caso, incenerisce anche la legge Pecorella, in quanto appunto par condicio per accusa e difesa, o se no non c'è giusto processo. Il processo di Berlusconi dunque ricomincia in appello e alla fine viene assolto, no? Con sua grande sorpresa, nel senso che, a parte che non gli era mai capitato, ma poi lui stesso si comportava come uno che era sicuro di essere colpevole, perché non si è mai visto un innocente darsi così da fare per farla franca, no? Se era innocente non c'era bisogno di fare 15 leggi, bastava aspettare. Invece lui stesso non gli era mica passato per l'anticamera del cervello di poter essere innocente, era proprio sorpreso, no? Quando l'hanno assolto ha rischiato un mancamento. Si è assolto a me, incredibile, no? Come si fa a assolvermi, no? Era veramente stupefatto. E poi quando si è letta la sentenza, ve la consiglio, io l'ho messa sul sito marcotravaglio.it, perché è una lettura spettacolare, tra l'altro è brevissima, sono 14 pagine di motivazioni, in 14 pagine hanno cestinato 100 faldoni di atti e 12 anni di indagini praticamente, più che una sentenza sembrano i pensierini della scuola elementare dei bambini un po' tonti, no? E c'è anche un che di beffardo in questa sentenza, perché che cosa fanno? Prendono in esame innanzitutto il bonifico che vi ho descritto, no? Dicono effettivamente sembrerebbe proprio, no, che i soldi vengano da Berlusconi, cioè Milano, il portavalori, gli spalloni, coso, poi questo gira i soldi, quell'altro li gira su, sembrerebbe proprio che lui dà i soldi a Previti perché li dia a Squillante, no? A un primo esame, però pensandoci bene, dicono i giudici, mi pare possibile che uno così accorto faccia un bonifico, volendo pagare Squillante, faccia un bonifico tramite Previti, poi lasciando così traccia nel sistema bancario. È chiaro che un uomo così accorto prende dei soldi in contanti, va in Svizzera, chiama Squillante che lo raggiunge in Svizzera e lì gli dà i soldi cash, no? È proprio tipico, no? Berlusconi parte da Milano con una valigetta con dentro i soldi, poi si fa portare dallo spallone oltre frontiera, no? Li cambia in dollari presso un portavalori e a un certo punto poi con Squillante si mettono a contarli in piazza a Lugano, per esempio, sotto la fontana, no? E poi Squillante riprende la sua valigetta e torna in Italia sempre sulle spalle dello spallone, e la Guardia di Finanza alla frontiera non si accorge di niente. Questa è la loro tesi, che voglio dire, può anche, è assolutamente demenziale che uno che ha 2000 conti in Svizzera faccia i versamenti cash su e giù per la frontiera, però voglio dire, è un'opinione dei giudici, può anche essere giusta se non ci fosse il bonifico. Cioè, se non c'è il bonifico e uno ti dice ho saputo che ha fatto un versamento, tu dici ma mi sembra improbabile, no? Ma se c'hai il bonifico non puoi dire mi sembra improbabile, perché il bonifico c'è. Cioè, come se uno rapina una banca e viene ripreso in volto dalle telecamere della banca, no? Processo, proiettano il filmato delle telecamere e il giudice dice beh, però guarda, sembrerebbe proprio che le telecamere abbiano ripreso il nostro imputato mentre rapina la banca, però a ripensarci, vi sembra normale che uno sia così cretino da farsi riprendere a volto scoperto dalle telecamere? Uno si mette un passamontagna oppure spara alla telecamera, no? Che è un ragionamento perfetto, se non fosse che quello si è fatto veramente ritrarre dalla telecamera e quindi ne devi tenere conto, non puoi ragionare a pera, no? Ecco, questa è la prima parte della sentenza. Poi c'è di più, perché passano a esaminare i versamenti cash visti e descritti dall'Ariosto. Se per il giudice
la modalità più furba e astuta non è il bonifico bancario ma è il versamento cash, qui ci siamo in pieno, perché l'Ariosto ha visto due volte Previti con la busta che dava a Squillante, una volta nel garage del Circolo Canottieri Lazio, Previ che lo rincorre e dice Arenate sta a dimenticare la busta, e l'altra volta che li vede che maneggiano su un tavolino delle mazzette di denaro a casa di Previti, e lei non è mai vista mentre vede queste cose, ovviamente non è che lo fanno davanti a tutti. Lei era nella macchina e ha visto nello specchietto retrovisore questo inseguimento. Quindi Ariosto è stata sempre confermata da tutte le sentenze, tutto quello che ha detto è stato riscontrato, chiunque l'abbia attaccata è stato condannato per calunnio o diffamazione, ogni volta che l'hanno denunciata per calunnio o diffamazione ha vinto le cause, quindi i giudici dicono effettivamente no, sembrerebbe proprio attendibile questa testimonianza oculare di Stefania Ariosto. Però ripensandoci, ma vi pare che un uomo accorto come Previti, potendo fare dei bonifici in Svizzera, fa dei versamenti cash facendosi vedere dall'Ariosto e quindi assolto? Non so se è chiaro il modo di ragionare. Il modo di ragionare è che la corruzione esiste soltanto quando non è provata. Se è provata allora non c'è la corruzione, quindi è impossibile provare la corruzione. Se c'hai il bonifico dici ti pare possibile che faccia il bonifico, se c'hai il testimone oculare del versamento cash dici ti pare possibile che faccia un versamento cash, no? E le prove vengono accantonate. Ricorda un po' questa sentenza, il comma 22, non so se avete letto, c'è un romanzo fantastico dove si racconta di un pilota addetto ai voli di guerra e ai bombardamenti, no? Che a un certo punto non ne può più di fare i bombardamenti e chiede di essere esonerato dai bombardamenti di guerra. Quindi va in infermeria e finge di essere matto. Dice sono matto, non posso fare i bombardamenti aerei. Ma il medico che lo visita gli dice no, è chi fa i bombardamenti aerei che è matto. Quindi se tu sei matto devi continuare a fare i bombardamenti aerei, se tu mi chiedi di non farli vuol dire che non sei matto, quindi continua a fare i bombardamenti aerei come fanno i matti. È una cosa che ti manda completamente in paranoia, non capisci più niente, no? Quando leggi una sentenza del genere. Però adesso c'è ancora la Cassazione, speriamo che faccia giustizia. Qual è la cosa importante di tutto questo? È quel bonifico. È quel bonifico che indica chiaramente che Berlusconi e i suoi avvocati pagavano i giudici. Pagare i giudici in una causa civile vuol dire presentarsi davanti alla giustizia, avendo torto, e sapere già che ti verrà dato ragione. Mentre la controparte, che ha ragione, ancora non sa che le verrà dato torto, perché vede la bilancia, vede la scritta, no? E si fa l'idea che ci sia un giudice a Berlino, non sa che c'è un giudice a Lugano invece che riceve i soldi. Ecco, questa è la cosa importante di questo processo. Poi Berlusconi è fortunato e tutto quanto, Previti un po' meno, ma insomma l'hanno sfangata tutti. L'importante è sapere quali sono i fatti. I fatti sono noti fin da subito. Questo bonifico non è che c'è bisogno delle sentenze per conoscerlo, lo conosciamo da quando è arrivata la rogatoria. Non c'era bisogno nemmeno di aspettare il processo di primo grado per sapere come sono andate le cose. Quindi un conto è quello che noi possiamo decidere a proposito dei nostri rappresentanti e un altro conto è quello che poi deciderà la giustizia con i suoi tempi, con le sue logiche, con le sue esigenze di provare o di non provare. Invece in questi anni ci è stato proprio tolto il libero arbitrio di scegliere subito sulla base dei fatti di chi fidarci e di chi non fidarci, da chi farci rappresentare e da chi non farci rappresentare. Pier Camillo Davigo, eravamo ieri sera insieme a un convegno a Rivoli, ha detto ma scusate, se io invito un mio vicino di casa a cena e poi quello mentre se ne va lo vedo che si mette in tasca la mia argenteria, io smetto di invitarlo a cena immediatamente e grido al ladro subito, non è che aspetto la Cassazione prima di gridare al ladro e smettere di invitarlo a cena, perché un conto è il corso della giustizia che ha i suoi tempi, le sue modalità e le sue regole, un conto è l'idea che mi sono fatto io di questo cittadino, di questo mio vicino di casa sulla base di un qualcosa che io già so.
aveva la mia argenteria sotto il braccio, io cerco di riprendermela, lo considero un ladro e da quel giorno lì giro alla larga. Dice, ma magari lo assolvono, ma anche se lo assolvono, per me è un ladro lo stesso. Un'altra delle grandi bufale che ci sono state infilate in testa in questi anni è la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva. Questa esiste, ma è un istituto interno al processo penale. Nel processo penale nessuno può essere definito colpevole fino a che non ha una condanna definitiva, e su questo non ci piove. Ma dopodiché, se io vedo uno che rapina una banca lì davanti, lì c'è l'Antonveneta, no? Tra l'altro ha rischiato grosso l'Antonveneta, perché sta per finire in mano a Fiorani, che è il banchiere che ha unificato le funzioni di banchiere e di rapinatore. Fino a lui c'erano due diverse persone, no? Uno stava dietro il banco, l'altro stava davanti con la pistola. Quando è arrivato Fiorani ha sommato su di sé entrambe le funzioni. Comunque, mettete che uno entri lì dentro e rapina, esce con la mascherina e il sacco, no? Uno dice, al ladro dice, vergogna, giustizialista, c'è la presunzione di innocenza. No, io ti ho visto e quindi per me sei un ladro. Cosa c'entra la presunzione di innocenza? Se io vedo una persona che fa delle cose che non mi piacciono, io decido di non fidarmi di quello fin da subito. Si candida uno che conosco come un maiale, io personalmente non lo voto. Dice, ah, ma non ho condanne in Cassazione, chi se ne frega, io voto per chi mi pare e spero che tu non venga eletto, anzi farò di tutto perché tu non venga eletto. È questo che ci è mancato in questi anni. Ognuno di noi, sulla base di dati certi, può decidere subito da chi farsi rappresentare e da chi no. Io quando scelgo, mi è capitato di cacciare l'amministratore del condominio di casa mia perché avevo l'impressione che la roba costasse un po' troppo rispetto alla media del mercato. Non l'ho mica denunciato perché non ho la prova che rubi, ne ho semplicemente preso un altro, no? Dice, c'è la presunzione di innocenza, ma me ne frega niente, non mi fido più di te, ne prendo un altro, no? E prima mi informo su chi è e come amministra. Ecco, è un po' questo, noi ci facciamo rappresentare in politica da gente a cui non daremmo nemmeno il condominio di casa nostra, a cui non affideremmo nemmeno il giardinaggio e il cherosene o il gasolio di casa nostra. E questo perché ci hanno spiegato una serie di stupidaggini, tipo la presunzione di non colpevolezza, tipo il segreto istruttorio, tipo che rubano tutti, tipo che un po' di marcio ci deve essere per forza, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo rinunciato praticamente al potere di scelta. Hanno fatto una legge che ci toglieva pure la preferenza, siamo andati lì a mettere una firma su un Parlamento che era già stato nominato settimane prima da alcuni segretari di partito, tutti hanno detto che era una porcata, ma l'hanno usata tutti quella legge lì, e se andate a vedere la bozza Chiti scoprirete che non c'è la preferenza nemmeno la bozza Chiti, è un Calderoli un po' riveduto e corretto ma senza preferenza, cioè i candidati e gli eletti li decideranno i segretari dei partiti. Io credo che il peggiore esito delle campagne impunitarie e revisioniste di questi anni sia proprio questo, cioè spiegare alla gente che è sempre stato così, che sempre sarà così, che tutto è marcio, che quindi il marcio è giusto, che quindi è giusto lasciare quelli marci a rappresentarci, e che noi dobbiamo semplicemente andare a votarli di tanto in tanto e ringraziarli per il male che ci fanno, e soprattutto evitare di partecipare. Ecco, questo è quello che ci hanno insegnato in questi anni, cioè ancora pensate che si debba partecipare, ma insomma non vi sono bastati i girotondi che avete speso un sacco di soldi per andare a Roma e avete preso calci in faccia da D'Alema prima ancora che da Berlusconi, non vi è bastato Mani Pulite che poi alla fine siamo tornati tutti ai nostri posti, non vi è bastato che avete visto il centrodestra faceva schifo, adesso c'è il centrosinistra, fa schifo più o meno uguale e ancora volete partecipare. Ecco, è questo l'insegnamento che è stato martellato in questi anni, cioè convincere la gente che è meglio starsene a casa, che la politica la devono fare loro, che la politica risponde a altre regole rispetto alle nostre, che non dobbiamo più permetterci di pretendere il rispetto delle leggi da chi le fa, per cui le leggi chi le fa non le deve rispettare, le deve rispettare solo chi non le fa, e questo è il peggiore dato di questi anni, secondo me, che ha completamente fiaccato il senso etico e la partecipazione delle persone, per cui
chi chiede ai politici di rispettare le leggi della politica, del codice penale e dell'etica viene e dice: ah, ma sei un idiota, ah, ma tu sei giovane, ma non sai come vanno, come va il mondo, ah, ma sei un ingenuo, ah, ma chissà che illusioni ti fai, ma questo lo sogni la notte. Ecco, è un po' questo l'atteggiamento. Io, dato che sono abbastanza tignoso, quando vedo che l'atteggiamento è questo, cerco di comportarmi esattamente all'incontrario. Cercano di rincoglionirci con un certo tipo di informazione, facciamone un'altra. Cercano di imporci certe parole d'ordine, usiamo altre parole. Cercano di imporci di rintanarci in casa nostra a fare gli spettatori, anzi i sudditi, facciamo i cittadini. Ecco, adesso chiediamo al pubblico se ci sono alcune domande, alcune considerazioni in sala. Sul blog, ciononostante l'opinione pubblica sia stata un attimino stimolata, continuano ad esserci 82 anime pure in Parlamento, di cui 25, anche di più, 25 condannati in via definitiva e tutto rimane uguale. Ora io, prima domanda appunto era questa, volevo chiederle se... quali sono gli ulteriori mezzi che ha il cittadino per porre fine, insomma, per porre il Parlamento italiano di fronte a questa vergogna, cioè in modo tale che avvenga, non so, una seconda Tangentopoli, che non ci sia più una, non abbia più il Parlamento scuse per ignorare questo problema. Avete un foglio di carta bianca, scusate, ma basta un foglio, due foglietti. Lui ne ha già tre, non me ne ricordo neanche uno. Ok. Appunto, la prima su questi, sui mezzi che ha il cittadino per ulteriormente per porre il Parlamento di fronte alle sue responsabilità. La seconda domanda riguarda gli elementi di continuità che ci sono fra l'attuale governo di centrosinistra e la passata legislatura di centrodestra. E infine un'ultima è una curiosità, insomma, che ho da un po' di tempo. Si è parlato, si discute spesso del suo identikit politico. Non si riesce a dare una risposta al riguardo. Io personalmente mi permetto di essere politicamente scorretto, glielo chiedo esplicitamente se si riconosce nel suo maestro liberale legalitario Montanelli, oppure non so, a qualche altro modello di riferimento, e la ringrazio. Allora, visto che ho cominciato a scrivere, magari ne raccogliamo qualcuna e poi rispondo? Ce ne sono altre, sì o no? Vabbè, non è obbligatorio. Io una ce l'ho. Prego. Ho il tono di voce un po' basso, ti chiedevo questo, se veramente effettivamente abbiamo una possibilità, nel senso che da un lato, come tu in parte hai anche ricordato con alcuni esempi, c'è quasi un'attitudine bipartisan all'illegalità o al gioco di potere e alle commistioni, anche con altri poteri forti. E da un lato, tu hai parlato di revisionismo anche su questo ambito, ne abbiamo visti diversi esempi in Italia in questi anni, però già nel 94 l'Italia, gli italiani mandarono al governo Berlusconi, che era forse la figura presentata sì come nuova, ma in realtà più collusa con Craxi. Quindi il revisionismo è stato, diciamo, molto precoce, e in un certo senso mi viene in mente Maltese, un tuo collega, quando dice che in fondo il meccanismo, il sistema era talmente ramificato, poi
scalando a tutti i livelli, anche in basso, anche l'impiegato comunale, per cui quando le indagini sono arrivate anche a questo livello c'è stata quasi non più una situazione di incazzatura, come tu hai definito, rispetto al vertice della politica e la sua propensione all'illegalità, ma quasi un sentimento di complicità o di essere pure coinvolti, e quindi a questo punto è quasi una dimensione antropologica, secondo Maltese, questa che appunto ci caratterizza e ci distanzia anche dagli altri paesi europei. Qualche altra domanda? Io credo che il problema fondamentale per risolvere questa cancrena italiana sia il discorso dell'informazione. C'è il sistema dell'informazione italiana, il sistema giornalistico che è veramente da annullare completamente. Se non si parte da lì, secondo me, io penso che non ci sono speranze. Abbiamo sempre queste immagini completamente traviate, distorte, e poi questo sistema politico naturalmente ne trae tutti i benefici. Io penso che l'informazione sia fondamentale, perché vedendo anche quel poco che ho di esperienza all'estero, cioè io, a me sembra di vivere in una parte. Io, cioè, vedere un personaggio come Vespa, che abbiamo visto i libri, la sua storia, da quando aveva 15 anni questo uomo è falso, e ci gestisce tutte le sere, ci imbonisce, ci racconta queste cose. Se non partiamo da lì, io credo che non riusciamo a purificare e a migliorare le cose. Qualche riesce a venire qua? Parto io. Allora, io penso che come molti sono stato travolto da tutta questa marea di fatti, di dettagli raccontati, che sono per qualche verso liberatori, perché finalmente qualcuno li racconta, li tira fuori tutti quanti, o una piccola parte, anzi non tutti. D'altra parte è anche qualcosa che un po' schiaccia, nel senso che sennò sembra veramente, come anche le altre domande che sono state fatte, qualcosa da cui è molto difficile praticamente venire fuori. E allora una richiesta di un consiglio, insomma, visto che essere porci sembra così bello e insomma che le porcate siano così tanto interessanti. Non so, trovare una sorta di... quali sono i piedi di porco per scardinare questa saracinesca che chiude praticamente la politica italiana? Qualche consiglio almeno, senza pretendere troppo. Grazie. Qualche altra domanda? La lettera del direttore Montanelli giovedì scorso e mi ha colpito particolarmente.
Allora, cosa si può fare per questa presenza massiccia di quegli 82? In realtà erano 82 quando abbiamo scritto Onorevoli Wanted, adesso sono un centinaio. Oggi è entrato De Gregorio anche, hanno beccato anche De Gregorio, siamo un centinaio ormai, credo. Abbiamo anche 3 richieste di arresto già respinte dal Parlamento. Il Parlamento respinge sempre le richieste d'arresto, però sapete che c'è questa... è rimasta dopo l'abolizione dell'autorizzazione a procedere per le indagini nel 93, è rimasta l'autorizzazione a procedere per l'arresto, per le perquisizioni e per le intercettazioni. Quindi se un giudice ha il sospetto che un parlamentare tenga della droga in casa, per esempio, cosa non troppo improbabile direi, prima di perquisirgli la casa deve chiedere permesso al Parlamento. Il Parlamento si riunisce, dopo qualche settimana vota, e sia che voti a favore sia che voti contro, e poi è difficile trovare la droga in casa, perché se il parlamentare non è proprio un idiota la fa sparire. Quindi è una stupidata assoluta, insomma, a parte che viene sempre negata l'autorizzazione, ma anche se fosse concessa, la perquisizione è un atto tipicamente da compiere a sorpresa, esattamente come le intercettazioni. Non si può chiedere al Parlamento: scusate, vorrei intercettare il parlamentare X, me lo permettete? Poi votano, vota anche il parlamentare X, tra l'altro, no? E poi è chiaro che almeno da quel telefono non parla più, magari cambia telefono oppure va a Pizzini, che sono sempre la cosa più sicura, come insegna Bernardo Provenzano. Quindi che cosa fare per eliminare, non fisicamente direi, per eliminare... Beh, oddio, in Giappone c'è ancora questa usanza, si autoeliminano, non è che c'è la pena di morte, si suicidano semplicemente, perché ho trovato molto interessante, non perché lo auspichi naturalmente, ma per dire com'è importante il clima e come sono importanti gli standard etici dei singoli paesi, no? Perché poi è tutto in rapporto agli standard etici comunemente accettati. Noi accettiamo qualsiasi cosa, digeriamo ormai anche le pietre, direi anche le montagne, mentre invece in altri paesi sono ipersensibili a queste cose, quindi è molto interessante non tanto vedere quanti rubano, ma vedere, grazie, che cosa succede quando uno viene beccato a rubare, no? Perché non è una nostra specialità quella dei politici che rubano, ne abbiamo più di altri paesi, ma ne hanno anche altri paesi. La cosa interessante è vedere che cosa gli succede un attimo dopo che li hanno beccati. Questa è la differenza fondamentale che c'è fra noi e loro. Da noi fanno carriera e invece lì hanno la carriera stroncata, e in Giappone si ammazzano. E questo si è ammazzato non perché avesse paura di andare in carcere, non per la vergogna, ma ha lasciato detto perché solo così posso recuperare l'onore. Lì c'è un senso dell'onore diverso da quello dei nostri uomini d'onore, è proprio una cosa profondamente diversa. Questo ha ritenuto di avere perso l'onore, e pensate, ha perso l'onore perché era sospettato di avere gonfiato delle note spese, che si è fatto rimborsare dalla pubblica amministrazione, e di avere ricevuto 6.000 euro di fondi neri da un'impresa edile che ha vinto degli appalti pubblici. In Italia hanno aumentato l'area di franchigia di denaro che si può incassare senza dichiararlo fino a 50.000 euro, questo sarebbe 6.000, no? Si è impiccato in pieno Parlamento, non a casa sua, in Parlamento, per far capire che voleva riparare e recuperare l'onore. Naturalmente nessuno pretende tanto dai nostri, se semplicemente campassero anche 300 anni, ma a casa loro, anziché in Parlamento, io già mi accontenterei, in piena salute, ma a casa loro. Come si può fare? È molto semplice, estendendo la legge degli enti locali al Parlamento nazionale.
e al governo. Oggi chi è condannato per reati contro la pubblica amministrazione non può fare consigliere di circoscrizione, il consigliere comunale, il consigliere provinciale, il consigliere regionale, ma può fare il parlamentare, il ministro, il presidente del Consiglio e anche il presidente della Repubblica. Perché? Perché le leggi le fa il Parlamento e quindi le fa per gli altri, naturalmente, e non per sé. Basterebbe. Quindi il paradosso è che ci sono persone che non possono entrare in un consiglio di circoscrizione e possono fare i senatori e i deputati perché hanno una condanna, perché nel consiglio di circoscrizione c'è l'incompatibilità, mentre invece per i condannati in Parlamento la condanna fa curriculum in qualche modo per la carriera parlamentare. Quindi è molto semplice, basterebbe uniformare tutte le cariche elettive, tutte le cariche di governo non possono essere ricoperte, pena ineleggibilità o decadenza a seconda dei casi, in presenza di una condanna per i reati contro la pubblica amministrazione. Del resto nella pubblica, uno che fa il bidello e viene condannato perché ha rubato la carta igienica può essere condannato naturalmente per peculato, per esempio, può essere benissimo preso e licenziato. Stanno facendo una legge che rende più spedita questa procedura e il ministro Nicolais ha dichiarato a Report che questo varrà per le condanne superiori ai 2 anni. E a Report hanno interpellato Davigo, che ha detto: ma per corruzione quando uno patteggia riesce sempre a prendere meno di 2 anni, salvo Poggiolini, insomma, ma a parte casi estremi, no? Di solito col patteggiamento hai lo sconto di 1/3, invece di 3 anni ti danno 2 anni. E quindi non rientri nella quota dei licenziabili. E hanno detto: scusi, ma perché non fa una legge dove dice chi è condannato per corruzione anche solo a 1 giorno o per reati contro la pubblica amministrazione? Ha detto: è perché non vorremmo punire dei reati minori. Ma cosa vuol dire i reati minori? Cioè, se uno ruba solo un po', cioè si può rubare un po', si può tradire un po' la fiducia della pubblica amministrazione. Sono follie che però dicono i ministri. L'altro giorno, per ritornare alla domanda, dato che fortunatamente la campagna di Grillo e il nostro libro sono stati abbastanza visti in giro, quindi ormai si sa che c'è un centinaio di parlamentari che sono o sotto processo o sono già stati condannati, sono quelli che noi abbiamo chiamato i diversamente onesti, no? Perché non tutti possono essere chiamati ancora disonesti perché non c'è la sentenza definitiva, però diversamente onesti rende l'idea, diciamo che hanno un concetto elastico dell'onestà personale e quindi si sa in giro ormai, soprattutto i ragazzi che smanettano su internet trovano queste cose. E quindi un ragazzo di 21 anni a Palermo, mentre Giuliano Amato pontificava sulla legalità e la lotta alla mafia, ha detto: scusi, lei parla, ma in Parlamento vi tenete 25 pregiudicati e 80 di imputati. E Giuliano Amato gli ha detto: sei un piccolo capo populista, vergognati. L'altro gli ha detto: ma sarò anche populista, ma lei mi spieghi perché ci avete sti pregiudicati, no? Perché qui alla fine non se ne viene a capo. E lui gli ha risposto: tu fai di tutta l'erba un fascio, quelli sono condannati per reati minori. Ora immaginate in quale altro paese, comprese le isole Andemane, un ministro dell'interno potrebbe difendere la presenza di pregiudicati in Parlamento dicendo che hanno commesso solo dei reati minori. Cioè, se fai le leggi non le devi violare, ovviamente, non è che dici sì, ma le viola solo poco, no? Fa dei reati minori, dice. Ma cosa vuol dire reati minori? I reati sono reati, chi fa il parlamentare non può fare reati, ovviamente. Reati minori. E poi comunque non sono reati minori perché Previti è condannato per corruzione giudiziaria, D'Elia è condannato per omicidio, cioè abbiamo in Parlamento uno condannato per omicidio, abbiamo Farina condannato per detenzione e fabbricazione e porto abusivo di ordigni esplosivi, cioè abbiamo delle robe, abbiamo incendio doloso, abbiamo adulterazione di vini, abbiamo resistenze a pubblico ufficiale, lesioni, percosse, corruzioni, concussione. Questo ti parla dei reati minori. Quelli maggiori quali sarebbero? C'è persino uno per associazione mafiosa. Io francamente devo dire, c'è da rimanere allibiti, ma la contromisura è molto semplice: basterebbe estendere l'incompatibilità che c'è negli enti locali al Parlamento nazionale. E naturalmente non lo faranno mai spontaneamente, bisogna farglielo fare a forza,
bisogna spaventarli. In Francia si dice, in America si dice scrivi al tuo deputato. Noi non abbiamo un nostro deputato perché si sono autonominati, quindi noi non c'entriamo niente con loro, ma scrivi al deputato o scrivi ai deputati. Sul sito internet della Camera e del Senato ci sono tutti gli indirizzi email dei parlamentari. Io credo che se uno gli scrive o fate così o non vi votiamo più, né a voi né a quelli della vostra schiatta, per dire, e alla fine si spaventeranno quando ne ricevono qualche migliaio di lettere di questo genere, perché in fondo poi loro vanno avanti per i voti, mica per altro. E l'unico modo per fargli paura è quello, e poi naturalmente quando li vedete in carne ed ossa contestateli, ovviamente, come fa Piero Ricca a Milano quando gliene capita uno a tiro. Se ci fossero tanti Pieri Ricca in giro che contestano, questi o si chiudono in casa, si chiudono a Ballarò e non escono più, hanno lì ospiti da Floris che tanto si trovano molto bene, oppure altrimenti escono e dicono anche qualcosa di decente e fanno qualcosa di decente. La continuità sinistra-destra, ci vorrebbe un'altra conferenza per raccontare tutte le continuità che ci sono fra il governo Berlusconi e il governo Prodi. Io faccio prima a dire le discontinuità. Ci siamo ritirati dall'Iraq, abbiamo ricominciato a combattere l'evasione fiscale, abbiamo ricominciato a risanare la finanza pubblica e non mi viene in mente niente altro, francamente. Per il resto è tutto uguale. Il segreto di Stato su Abuomar l'ha messo Prodi, le leggi vergogna sono tutte al loro posto, ne è stata aggiunta un'altra che è l'indulto, che è una vergogna delle vergogne, adesso ne passa un'altra che silenzia i giornalisti con la legge Mastella, non potremo più raccontare niente sulle indagini giudiziarie. Quindi ditemi voi se si può parlare di discontinuità. Diciamo, non sono tutti uguali, sono complementari, ecco, io credo che si possa definirli complementari. Quello che non riesce a fare uno lo fanno quelli che arrivano dopo. Il mio identikit politico non so francamente a chi possa interessare, ma io sono sempre stato un liberale conservatore fino a quando questi valori venivano rappresentati da gente come Montanelli o come Sartori. Adesso sopravvive Sartori, che è considerato un comunista. Non so se avete presente come viene, parlate con uno di Forza Italia, dice Giovanni Sartori, vi dicono ah, quel vecchio comunista che stava in carcere con Gramsci, credono che sia comunista. Quindi non si sa nemmeno più che cos'è un liberale in Italia, quindi io ho smesso di definirmi perché non c'è più nessuna definizione. Insomma, faccio il giornalista, voto per il meno peggio, o meglio, ho votato per il meno peggio l'anno scorso, adesso non mi acchiappano più per qualche anno, credo, e se non c'è qualcosa se non c'è qualcosa di valido io passo, diciamo, il prossimo turno, e niente, insomma, non, a furia di sentirmi dire che sono comunista probabilmente lo diventerò così per abitudine, per orecchio, ecco, ma non sempre stato anti io, quando c'erano i comunisti naturalmente, perché poi fare gli anticomunisti dopo la fine del comunismo è diventato molto comodo. Infatti in Italia gli anticomunisti sono venuti fuori tutti quando era morto il comunismo, perché prima c'era da rischiare qualcosa, Montanelli ha preso le pallottole, è stato sparato dalle BR, quindi era uno dei pochi all'epoca. Adesso sono tutti anticomunisti, si scoprono degli anticomunisti proprio dell'ultima ora, no? Che combattono i morti, quindi ovviamente non rischiano nulla, è un modo molto italiano di fare le cose, come tutti gli antifascisti che sono venuti fuori il giorno stesso in cui hanno saputo che avevano arrestato Mussolini. Da quel giorno proprio sono diventati antifascisti viscerali, antemarcia naturalmente, fino al giorno prima erano tutti in orbace. È tipico dell'Italia questa cosa. Il caso Visco, perché Di Pietro ha chiesto di levargli la delega, Visco combatteva l'evasione fiscale. Sì, combatteva l'evasione fiscale, ma faceva anche una serie di cazzate che hanno messo oggi a repentaglio seriamente la vita del governo. Anzi, io ero convinto che sarebbe caduto il governo. E ho sbagliato previsione. Ma io credo che qui bisogna scegliere molto chiaramente quando si fanno le cose, o le si spiega o non si fanno. Visco, appena arrivato al Ministero, ha tentato di decapitare la Guardia di Finanza di Milano, di cacciare fuori i quattro più alti in grado della Guardia di Finanza di Milano. Per prendere una decisione così grave o
ci dici che cosa hanno fatto quei quattro, oppure non li cacci. Oppure se li cacci e non ci dici che cosa hanno fatto, qualcuno dirà, beh, vediamo un po' di che cosa si stanno occupando. Uno per esempio si stava occupando di Unipol, e allora la gente potrà dire, beh, gliela vorrà far pagare perché si sono occupati di Unipol. Ha le prove che sono loro che hanno passato al giornale la telefonata di Fassino a consorte? Intanto se la prendesse con Fassino che fa quelle telefonate a consorte invece di prendersela con chi le pubblica, ma se ha le prove che loro hanno fatto la fuga di notizie, lo dica, sono loro che hanno fatto la fuga di notizie e li mando via. Perché hanno tradito il loro, la loro missione. Punto e basta. Non ha detto niente, ha fatto tutto con bigliettini, telefonatine a questo generale, tra l'altro fidandosi di uno che basta vederlo in faccia per vedere che te lo mette in quel posto, no? Quindi proprio anche fidarsi di gente con la faccia del generale speciale, bisogna avere la faccia di Visco per fidarsi della faccia del generale speciale. Di Pietro ha semplicemente detto che uno così non può tenere le deleghe della Guardia di Finanza, perché sulla Guardia di Finanza ha combinato dei pasticci epocali e quindi che non può esercitare le deleghe. Secondo me ha assolutamente ragione, non fa una grinza. Per fortuna, ecco, uno dei pochi elementi di discontinuità che ci sono nel centro-sinistra è che il centro-sinistra non ha un padrone, anzi ogni tanto verrebbe anche da augurarsi che ce l'avesse, visto che non sono mai d'accordo su niente. Di là c'è uno che mette i soldi, dà gli ordini e gli altri eseguono. Ci stai bene, non ci stai, ti rovino. Quindi nessuno si vuol far rovinare e quindi ci stanno. Da questa parte è un casino, però nello stesso tempo quando esplode qualche problema che attiene alla questione morale può capitare che ci sia qualcuno che dica no, un momento, attenzione, qui non siamo mica tutti uguali, eccetera. È intervenuto Di Pietro, è intervenuto Parisi, sono intervenuti altri. Sulla scalata di Unipol alla Banca Nazionale del Lavoro Parisi tirò fuori un'intervista fantastica sulla questione morale, quindi è evidente che da questa parte, ma qualcuno che ha ancora a cuore certi valori, fortunatamente c'è. E poi Visco lavori bene sull'evasione fiscale, tanto di cappello, però nella questione della Guardia di Finanza secondo me ne ha combinate di tutti i colori. Complice il resto del governo, perché il generale speciale era un uomo del generale Pollari. Il generale Pollari è stato rimosso dal Sismi, il generale Pollari è veramente quel farabutto che tutti descrivono, e allora perché se è un farabutto l'hanno messo al giudice del Consiglio di Stato e consulente del Presidente del Consiglio? Uno imputato di sequestro di persona per il caso Abu Omar lo fai giudice del Consiglio di Stato? Cioè, non so io, quelli dell'anonima sequestri che li fai presidenti della Cassazione? E io trovo allucinante che un imputato di sequestro di persona vada a fare il giudice del Consiglio di Stato, perché così lo mettiamo lì. No, metti a casa se ritieni che sia un farabutto. Se quell'altro, per appartenere alla stessa cerchia del generale Pollari, non merita fiducia, non lo metti alla Corte dei Conti, lo mandi a casa. A pedate, gli togli le mostrine in pubblico come si fa nei paesi seri e spieghi al paese perché stai mandando via il comandante generale della Guardia di Finanza. Quello che ha detto oggi Padoa-Schioppa, che gli ha fatto un mazzo così, avrebbero dovuto fare l'altro giorno, non oggi, in modo da evitare che si dicesse chissà perché lo mandano via. Perché? Perché ogni volta si pensa a Unipol, perché questi purtroppo hanno fatto una scala.